Incorporare società nel Regno Unito, aprire, come si dice volgarmente, società in UK, ha ancora senso nel post-Brexit? O forse chi ce lo propone dovrebbe porsi qualche domanda in più e darci soprattutto qualche risposta in più in termini di incompatibilità con il diritto comunitario, con il diritto internazionale, in termini di conseguenze di quello che succederà dal 1 gennaio 2021 quando l'Inghilterra, con un hard deal molto probabilmente, uscirà dall'Unione Europea. Ecco, io credo che questa sia l'approccio coscienzioso che qualsiasi consulente debba porsi nei propri confronti e poi nei confronti dei propri clienti prima di andare a proporre l'apertura di società in UK. E lo dico perché oggi molto spesso, direi nel 99% dei casi, i consulenti si inventano portali di aperture di queste società UK che dovrebbero essere la panacea a tutti i mali. Allora che cosa si fa? Si offre l'apertura di una UK Limited da una sterlina dietro, come dire, la possibilità di pagare solo il 19% di tasse, che è probabilmente tutto quello che questi consulenti sanno riguardo la fiscalità UK, cioè che si paga il 19% di tasse. I più aggressivi si spingono fino a proporre l'apertura di LLP, di Limited Liability Partnership, dietro, come dire, il sogno, la chimera, che in realtà questa tipologia di societaria non venga mai e per nessun motivo tassata. In realtà non è così, e in più è una delle strutture più abusate del Regno Unito, tale per cui se l'HRMC, che è l'agenzia delle entrate locale, diciamo, vede che qualcosa non va in questa LLP, ci fa un mazzariello così. In più, inoltre, è molto difficile collegare un conto corrente per fare girare la giostra. Ok, questa è la premessa. Che cosa ne penso io, o meglio, che cosa ne pensa il diritto, quali sono le prevedibili evoluzioni dell'uscita della UK dal Regno Unito, e questo che impatto avrà sulle nostre società UK, ve lo dico tra un secondo. Il Regno Unito entra nel mercato unico europeo nel 1993. Il mercato unico europeo viene con una serie di oneri, onori e principi, e sono esattamente quelli che dovremmo prendere in considerazione oggi, perlomeno alcuni dei più importanti, perché la tematica è di per sé, come dire, infinita, in più non abbiamo la sfera di cristallo. Dobbiamo considerare qual è l'impatto che l'uscita dal Regno Unito ha su questi principi nei confronti della fiscalità UK stessa, ok? E quindi dobbiamo analizzare come minimo l'effetto sulle quattro libertà fondamentali sancite dal Trattato di funzionamento Unione Europea. Come minimo dobbiamo andare a analizzare che cosa succede al principio di non discriminazione previsto dall'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che cosa succede agli aiuti di Stato, altro articolo fondamentale su cui fonda il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, previsto all'articolo 107, e quale sarà l'impatto anche sulle direttive europee, quindi che cosa succederà ai flussi di passive income in entrata, come minimo nei confronti di noi italiani. E sì, perché molto spesso quando si propone l'apertura di una società UK lo si propone a persone che sono fiscalmente residenti in Italia o che hanno società in Italia, il che di per sé non è completamente incompatibile con il diritto, ma ci sono comunque delle conseguenze anche piuttosto serie da prendere in considerazione. Ok, e quindi partiamo dall'analisi delle libertà fondamentali. Chi è più avvezzo al canale di tax planning internazionale, chi ci frequenta già da un po', sa che in Europa appunto ci sono quattro libertà fondamentali. Andiamola a vedere una per una, andiamo a vedere che cosa succederà nei confronti del Regno Unito, cioè le società UK potranno ancora applicare queste libertà. Ebbene, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, sicuramente ci sarà una svolta epocale, soprattutto in termini di IVA e di dogane. Quindi, come dire, ci sarà un impatto negativo, è un impatto che va gestito, ma è un tema talmente ampio e complesso che lo affronteremo in un altro video che seguirà a questo ben presto, non vi preoccupate, dove andremo appunto a vedere che cosa, come devono comportarsi i UK sellers e i EU sellers, cioè qui i venditori europei e inglesi, quali sono le misure che dovranno adottare in termini di IVA. Ok, quindi c'è un cambiamento epocale, va gestito prima della Brexit per non farsi rompere le ossa da eventuali accertamenti delle competenti autorità tributarie. La seconda libertà da prendere in considerazione è la libera circolazione delle persone. Anche questa supera delle limitazioni epocali, nella misura in cui UK diventerà extra UE e quindi ci saranno tutte le limitazioni. Non so se avete mai provato a trasferirvi in un paese extra UE, per esempio come il Brasile piuttosto che come il Vietnam, ma con qualsiasi cosa che non appartenga all'Unione Europea.
semplicemente a livello di permessi di soggiorno è un delirio che la metà basta, quindi anche in termini di circolazione delle persone ci sarà un peggioramento notevole. In termini di libertà, terza libertà, libera circolazione dei servizi, qui non mi aspetto cambiamenti epocali, ringraziando il Dio, ma sotto il profilo IVA ce ne saranno e quindi anche questi, li vedremo insieme nel video che vi citavo poc'anzi, e anche qui vanno gestiti con una certa intelligenza, anche ricordiamoci comunque nelle prestazioni di servizi rientra anche l'e-commerce diretto, quindi tutti gli infomarketer dovrebbero essere altamente interessati a quello che ho da dire all'interno di questo e del prossimo video. Quarta libertà, quella che subirà, non dovrebbe subire nessun tipo di cambiamento, la libera circolazione del capitale. Questo perché già oggi è la libertà, diciamo, di più ampia applicazione che si applica anche tra gli stati membri e gli stati terzi, diventando la UK uno stato terzo, non ci dovrebbe essere nessun tipo di limitazione in questo senso. Okay? E quindi questa è l'unica buona notizia delle quattro libertà. Dopodiché andiamo ad analizzare un altro principio fondamentale, che è il principio di non discriminazione. Oggi il principio di non discriminazione, che è sancito dall'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ci dice una cosa molto importante, ci dice che cioè nessuno Stato membro può limitare, può discriminare né altre persone fisiche né altre persone giuridiche quando effettuano i loro spostamenti o le loro prestazioni di servizi da uno Stato rispetto a un altro. E quindi io, Stato membro che accolgo queste persone fisiche, queste persone giuridiche che vengono da me per fare business, in sostanza per trasferirsi, io non li posso trattare né meglio né peggio di come tratto i miei contribuenti. Ora, non è un principio di semplice applicazione, soprattutto è un principio che nel corso dei decenni ha assunto una portata enorme, complessa direi, a causa per opera della Corte di Giustizia europea, che è l'organo preposto ad esprimersi sulle eventuali incompatibilità tra leggi nazionali e le quattro libertà fondamentali. Quindi, come dire, il principio di non discriminazione ha assunto nel corso del tempo una portata molto ampia. Se in teoria il principio di non discriminazione si applica sulla base della nazionalità per le persone fisiche, sulla base della residenza fiscale per le persone giuridiche, in realtà l'interpretazione della Corte di Giustizia ha fatto sì appunto che assumesse una portata molto ampia, in sensi, dal mio punto di vista, assolutamente positivi. Che cosa succede? Il principio di non discriminazione, UK esce, non lo applichiamo più. Questa è una grossa limitazione per le imprese. Mi si potrebbe dire, va bene, calmati, è vero. All'esterno dell'articolo 24, nel modello di convenzione OCSE, quindi nei trattati contro doppia imposizione, in realtà esiste un altro principio di non discriminazione, che però, come dire, evita una discriminazione semplicemente sulla base della nazionalità, quindi ha una portata molto meno ampia del principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi, dal mio modesto punto di vista, quello che succederà è una perdita, cioè dobbiamo interpretare in senso negativo l'uscita della UK. Numero 3, andiamo a vedere quali sono gli effetti invece sugli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono un'altra parte fondamentale del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Il divieto di aiuti di Stato che cosa fa? Dice agli Stati che non possono esagerare a dare determinate agevolazioni alle imprese loro residenti perché, come dire, altrimenti alterano la concorrenza sul mercato unico europeo. Vi ricordate, no? Il motivo per cui ho fatto nascere il mercato unico europeo, l'Europa, era per evitare appunto discriminazione, per evitare di alterare la concorrenza all'interno del mercato, quindi tra chi ne fa parte. Ora, il divieto degli aiuti di Stato non ci sarà più. Per esempio, per farvi un esempio concreto, sono l'abuso o la violazione di questo principio è stato quello con cui la Corte di Giustizia si è rivolta, per esempio, nei confronti dei giganti del web, tipo Apple con l'Irlanda, per esempio, in cui appunto si è tacciata l'Irlanda di aver utilizzato un ruling nei confronti della Apple per cui gli dava determinate agevolazioni che era contraria appunto al divieto degli aiuti di Stato. Questo giusto per darvi un quadro di riferimento. Ora chiaramente l'Inghilterra non avrà più, UK, il Regno Unito non dovrà più subire questa limitazione del divieto degli aiuti di Stato. Ricordiamoci però che in ogni caso ancora gli UK fanno parte dell'OMC, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per cui insomma sicuramente le maglie saranno più larghe, questo è probabilmente da interpretare in senso positivo, ma ci sono comunque tuttavia ancora delle regole. Poi voi mi direte anche la Cina è nell'OMC o WTO, che è la terminologia inglese, avete ragione, ma qua diciamo, è una questione troppo lunga da dirimere all'interno di questo video. Se volete ne parliamo in privato, ok? Quindi,
lo guardiamo però tutto sommato in senso positivo. Il quarto e ultimo elemento importantissimo è quello delle direttive. Voi sapete che all'interno dell'Unione Europea esistono delle direttive fondamentali che agevolano il passaggio di flussi di passive income tra società incorporate negli Stati membri. Quindi abbiamo la direttiva madre-figlio per quanto riguarda i dividendi e la direttiva interessi e royalty per quanto riguarda invece lo spostamento di interessi e royalty all'interno dei paesi aderenti all'Unione Europea. Partiamo dalla direttiva madre-figlio. Non si applicherà più madre-figlia, non si applicherà più. La madre-figlia tende a evitare che quando il dividendo dalla figlia viene distribuito alla madre, alla società madre, questo dividendo non subisca nessun tipo di ritenuta alla fonte, in inglese withholding tax, dal momento in cui lascia un paese e raggiunge il paese della figlia e raggiunge il paese della madre. In questo senso non ci saranno peggioramenti, perché in realtà l'Inghilterra già non applica ritenute sui dividendi in uscita, ma grosso quanto una casa, ci saranno comunque delle problematiche enormi, mio modestissimo punto di vista, perché in ogni caso sarà molto più semplice ricorrere all'applicazione di determinate normative anti-abuso italiane, e vi rimando all'articolo 43, all'articolo 44, all'articolo 47 bis, comma 1 letterale, all'articolo 89, in termini di dividendi in entrata. Nella misura in cui la società UK dovesse avere un tax rate effettivo inferiore alla metà di quello virtualmente applicabile in Italia, e allora finirebbe il giocattolo delle holding. Il giocattolo delle holding è quello che io così definisco, quello di meravigliosi consulenti che propongono a chiunque: apriti la holding in Italia, la trading in UK, in maniera tale che poi il dividendo, quando entra in Italia dalla figlia, viene tassato soltanto all'1.2%, perché la holding italiana applica la PEX, la Participation Exemption. Ci sono altri video nel canale dedicati a questo argomento, per cui non vi preoccupate, è tutto spiegato. Quello che dovete sapere è però che questo giochetto con la Brexit probabilmente non sarà più possibile applicarlo, perché evidentemente se incorpora la società in UK è per avere un tax rate effettivo molto inferiore a quello di metà applicabile virtualmente in Italia. Quindi molto probabilmente va analizzato il flusso del dividendo in entrata, se avete la holding in entrata, perché potrebbe non applicarsi più la tax, e quindi io mi troverei a tassare il dividendo in maniera piena, quindi al 100%, al 24%, quindi non più l'1.2%, ma il 24% pieno aliquota IRES. E questa è la prima problematica. Se chi riceve il dividendo non è una società, ma è una persona fisica, molto probabilmente, o meglio, alle condizioni che ho appena detto, potremmo non applicare più il 26% al titolo d'imposta, ma il dividendo potrebbe entrare a pieno, e quindi al 100%, nella base imponibile della persona fisica che lo riceve, ed essere tassato alla sua aliquota marginale IRPEF. In soldoni, non più il 26, ma il 43%, se non mi sto distribuendo 2 lire. La direttiva interessi e royalty invece è diversa, non la applichiamo più. In questo caso, negli interessi e nelle royalty che arrivano dall'Inghilterra in Italia, ci sarà l'applicazione di ritenute alla fonte, withholding tax, e quindi qui viene meno un altro giochetto, che non era quello delle holding, l'abbiamo visto prima. Qua viene meno il giochetto dei marchi. Quindi, ragazzi, diciamo che per gli impostori questa Brexit è un bagno di sangue. Il giochetto del marchio, quindi in testo il marchio, io persona fisica do in uso il marchio alla mia società UK, la mia società UK mi ripaga delle royalty. Al di là comunque del giochetto del marchio, quello che dovete sapere è che le royalty che escono dall'Inghilterra per entrare in Italia subiranno molto probabilmente, o rischiano, l'applicazione di una ritenuta del 20%, è vero. Calma, che il trattato contro le doppie imposizioni in realtà può ridurlo dal rigore di determinate condizioni all'8%, è anche vero che in teoria questo 8% è accreditabile in Italia ai sensi dell'articolo 24 del trattato e ai sensi dell'articolo 165 del testo unico sulle imposte del reddito. Quindi, diciamo, è una notizia non cattivissima. Intanto però la ritenuta me la fanno, poi forse la recupero, quindi sicuramente è più problematica che non applicare immediatamente la direttiva interessi e royalty. Quindi sulle royalty rischio una ritenuta dell'8%, sugli interessi ho una ritenuta del 20% riducibile, sensi del trattato contro le doppie imposizioni tra UK e Italia, anche questa volta tra lo 0 e il 10%, anche in questo caso la buona notizia è che in teoria, anche se mi applicano il 10% di ritenuta, in realtà dovrebbe essere accreditabile sempre in virtù delle normative che vi citavo prima, articolo 24 del trattato e articolo 165 del testo unico sulle imposte del reddito. Quindi alla fine della fiera l'importante è andarci a sentire anche quello che vi dirò in termini di IVA, ma l'apertura di una società UK indiscriminata per tutti, no? Che suona un po' come un milione di posti di lavoro,
Non è vera e va assolutamente analizzata alla luce della Brexit che spezzerà le gambe a tantissime persone. Io sono Luca Tagliatela, se ti è piaciuto il video clicca like e accendi le notifiche per rimanere sempre in contatto con i nostri aggiornamenti. Noi ci rivediamo nel prossimo video.